quanti pianeti ci sono nell'universo, quanti ne sono stati scoperti finora e quali di questi potrebbe ospitare la vita come noi la conosciamo. Rispondere a queste domande non è semplice, ma gli astronomi si stanno avvicinando alla soluzione del problema. Quanti pianeti ci sono nell'universo? Beh, sappiamo che nella nostra galassia ogni stella potrebbe avere in media almeno un pianeta e la galassia contiene qualche centinaio di miliardi di stelle, quindi il conto è fatto. Tuttavia, di questi pianeti ne sono stati scoperti circa 4.000, in orbita attorno a stelle anche molto diverse dal Sole. Ora, stiamo cercando di capire quanti ve ne siano con caratteristiche simili alla Terra, e cioè se sono in grado di ospitare la vita come noi la conosciamo. Pare proprio che trovare una Terra 2.0 non sia per nulla semplice. Quali sono gli ingredienti speciali del nostro pianeta? Il primo di questi è la distanza della Terra dal Sole, che deve essere quella giusta, né troppo vicina né troppo lontana. Il secondo ingrediente è un'atmosfera sufficientemente spessa e con una composizione chimica adeguata. Queste due caratteristiche sono fondamentali per la presenza di acqua liquida in superficie, un elemento essenziale per la vita. La Terra si trova quindi nei limiti di una zona speciale, chiamata zona di abitabilità del nostro sistema solare. L'esperienza interattiva in realtà aumentata che vi mostriamo oggi è stata sviluppata a supporto del nuovo concorso INAF C'è posta per ET, a cui studenti e insegnanti potranno partecipare per proporre un messaggio radio da inviare verso un sistema planetario extrasolare. Il messaggio che risulterà vincitore verrà inviato nello spazio utilizzando il grande radiotelescopio del Centro Spaziale dell'Agenzia Spaziale Italiana a Matera, alla fine dell'anno scolastico 2021-2022. Per provare l'esperienza interattiva occorre scaricare l'app Metaverse da cellulare o tablet e inquadrare questo codice QR. Dal menu principale potete scegliere una stella, metterla a confronto con il nostro Sole e scoprire quali e quanti pianeti possiede. Una mappa vi mostrerà il sistema planetario e anche la zona di abitabilità calcolata dagli astronomi e qui parte un piccolo quiz. Osservate bene, il pianeta indicato dove si trova rispetto alla sua stella? Alla giusta distanza? Troppo vicino o troppo lontano? Clicchiamo. Bene, abbiamo indovinato. Adesso possiamo leggere tutti gli elementi che caratterizzano l'esopianeta appena individuato. Proviamo a scoprirne un altro. Ecco, anche qui possiamo fare un confronto con il nostro Sole e possiamo osservare la struttura del sistema planetario. Ci appare la stessa domanda, quale sarà la risposta? Non preoccupatevi se non indovinerete al primo colpo. L'app vi consentirà sempre di riprovare e comunque anche un pianeta ai bordi della zona di abitabilità potrebbe andare bene, perché ancora stiamo cercando di verificare le nostre ipotesi sulle condizioni di abitabilità con tutti gli strumenti di cui disponiamo. Utilizzando questa esperienza interattiva in realtà aumentata, potrete scegliere il sistema stellare verso cui inviereste il vostro messaggio in codice, da realizzare seguendo le indicazioni che troverete sul sito play.inaf.it. Buona fortuna a tutti per il concorso e che vinca il più meritevole!